guida alla scelta della free zone. A Dubai esistono oltre 45 free zone e ogni giorno se ne aggiunge una, ma qual è quella adeguata alla tua tipologia di attività? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Taglialatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe per rimanere aggiornato con le notifiche del canale e a lasciare un like alla fine di questo video se ti sarà piaciuto il contenuto preziosissimo. Oggi parliamo nuovamente di Dubai, ma soprattutto parliamo di free zone. Quali sono gli elementi che devi prendere in considerazione per capire qual è la free zone che fa al caso tuo? Come già abbiamo spiegato in diversi video, in Dubai è possibile incorporare una società o in mainland, e tipicamente le attività commerciali, diciamo l'autostrada, una offshore company in determinate zone speciali, poi rimangono le free zone. Le free zone sono fondamentalmente quelle zone speciali, tecnicamente detassate, come quella in cui mi trovo io in questo momento, che è Dubai Design District, meglio conosciuta come D3, che sono dedicate a particolari attività o aree di business. Quali sono allora le caratteristiche da prendere in considerazione per determinare quali delle 45 free zone fa oggi al caso tuo? Partiamo evidentemente dal primo elemento, che è quello del focus industry, cioè a quale particolare attività di business quella particolare free zone è dedicata, perché non tutte vanno bene per tutti i business. Ce ne sono alcune, come vedremo nella seconda parte del video, ti farò i nomi delle free zone maggiormente adeguati, ma ad oggi, in questo momento, teniamoci diciamo sulle macro opzioni da considerare. Quindi il focus industry, dicevamo, alcune sono maggiormente tarate per attività legate ai servizi industriali e logistici, altre sono legate ai servizi tecnologici, altre ancora ai servizi del banking e finance, per esempio. Il secondo elemento da prendere in considerazione evidentemente è la location. Questo vale soprattutto per tutti quei business che hanno necessità di una presenza in loco, e quindi è chiaro che se sei attivo nella compravendita, per esempio, di merci o di materie prime, la vicinanza a un porto, a un aeroporto, a un centro logistico di stoccaggio e smistamento è chiaramente un altro degli elementi da prendere in considerazione. Il terzo elemento da prendere in considerazione è quello del costo. Non tutte le free zone applicano gli stessi costi, anzi in realtà sono quasi tutte in competizione tra di loro e offrono dei veri e propri pacchetti a seconda dei determinati target verso i quali si rivolgono. Abbiamo delle free zone che sono specializzate in e-commerce e hanno dei pacchetti appositi per le attività di e-commerce, ne abbiamo altre che sono dedicate per esempio all'imprenditoria femminile, ed è interessante vedere come in realtà i diversi pacchetti poi si tarino e si ritarino a seconda delle offerte che continuano a cambiare, ti direi quasi di mese in mese. Da questo punto di vista, le authorities che gestiscono le free zone sono particolarmente attive e sono particolarmente attente e sensibili, per cui potresti trovare dei costi, dei prezzi diversi anche appunto da un mese all'altro, per cui fai molta attenzione, perché magari prendi decisione di partire, aspetti troppo e scade l'offerta, perché funziona veramente così. Il quarto elemento da prendere in considerazione, importantissimo soprattutto per un pianificatore fiscale, è il legal framework, cioè la cornice legale, cioè quali sono le tipologie di attività che ti è permesso fare all'interno di quella free zone e quali invece sono vietate. Ogni free zone ha delle trade license che sono una sorta, prendila però chiaramente in senso estremamente lato, come i codici attività italiani. Quindi non tutte le free zone ti danno la possibilità, come dicevamo all'inizio, di fare tutto. Il quinto e ultimo elemento da prendere in considerazione è quello del networking. Alcune free zone, adesso le vedremo nomi e cognomi, sono particolarmente sensibili e aperti anche al pubblico giovanile, anche a situazioni diciamo di startup, per cui offrono dei servizi anche logistici di accoglienza che sono molto molto interessanti. È una cosa che si è andata sviluppando soprattutto da qualche anno a questa parte con l'introduzione del ESR, cioè dell'Economic Substance Rule, quella regola tale per cui oggi se vogliamo un conto corrente bancario dobbiamo avere sostanza, e quindi dobbiamo avere un ufficio, dobbiamo avere un dipendente, dobbiamo avere un amministratore, eccetera eccetera. Alcune free zone si sono aperte particolarmente anche servizi di real estate e offrono la possibilità alle startup, ma non solo, di affittare uffici componibili più o meno grandi
meglio o peggio locati all'interno della città. Mi viene da pensare a Sharjah, che per esempio è una che io non sceglierei mai se volessi aprire una società in loco per assumere dipendenti in loco. D'altro canto invece free zone come IFZA sono particolarmente sensibili, sono abbastanza centrali e ti offrono la possibilità appunto di entrare in contatto poi a quel punto con gli imprenditori anche piuttosto simili come caratteristiche, perché ricordiamoci che poi ogni free zone attira o consente una determinata tipologia di attività. E allora vediamo invece quattro di queste 45 o più free zone. Al momento in cui parlo sono circa 45, ma domani che ascolti questo video potrebbero essere già raddoppiate. Oggi una delle free zone che prepotentemente si è affacciata, mi permetto di dire, anche sotto un profilo marketing e si rivolge all'imprenditoria digitale, ma in linea speciale è IFZA, con la quale appunto ha introdotto una serie di pacchetti anche piuttosto interessanti. Non è la più expensive di tutte ed è molto flessibile anche riguardo alla possibilità di ottenere poi conti correnti online. Mentre la seconda free zone piuttosto famosa invece è DMCC. DMCC invece è particolarmente attiva ed è particolarmente indicata per chi è attivo nel trading delle materie prime, ad esempio, o anche per chi è attivo nei settori proprio di trading finanziario. Concede licenze per poter tradare in proprio. Facciamo attenzione perché qui a Dubai è possibile ottenere una licenza, diciamo, chiamiamola volgarmente trading o forex, ma sempre per tradare con i propri mezzi economici. Non è possibile raccogliere capitali di terzi per effettuare investimenti. Per questa cosa qui invece dobbiamo guardare ad Abu Dhabi. Un'altra free zone particolarmente interessante e particolarmente attiva è DIFC, Dubai International Financial Center. DIFC è, oltre a permettere a consentire l'incorporazione di holding company, per cui ti rimando ad altri contenuti del canale per capire che cos'è una offshore company qui a Dubai, è particolarmente attiva nel settore, diciamo, dell'insurance e del finance, per cui ha anche un legal framework particolarmente elevato e più sviluppato, per cui se hai delle attività che hanno a che vedere con questi settori è probabilmente la scelta più consona allo sviluppo del tuo business. La quarta e ultima free zone di particolarmente interesse ultimamente è Abu Dhabi Global Market, la quale invece è particolarmente attiva e particolarmente adatta ai settori sempre del finance con un occhio alle tecnologie. Come avrai capito, la scelta della free zone non è banale e non è un attimo, anche perché dalla scelta della free zone poi derivano delle conseguenze anche legali e fiscali per i prossimi anni, e quindi deve essere fatta con accuratezza, con intelligenza e sotto la guida di un professionista esperto, non di chi apre società. C'è bisogno di un fiscalista che sappia dove mettere mano e che sappia riconoscere la validità del legal framework di quella free zone, proprio per capire se è adatta alle tue esigenze e alle tue opportunità di sviluppo futuro. Io sono Luca Taglialatera, tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se hai necessità di capire qual è la free zone che fa al caso tuo, allora ti consiglio di cliccare il link in descrizione e prenotare una consulenza con il sottoscritto. Noi ci rivediamo nel prossimo video.